Questo è il rotolo dell'anno e la cosa bella è che è facilissimo da fare! Prendo 150 g di farina, io qui sto usando quella di grano saraceno, e la metto nella ciotola. Poi aggiungo 30 g di cacao amaro, do una mescolata. Ora aggiungo 400 g di latte di soia o anche di mandorle, va bene. Lo aggiungo gradualmente. Mescolo bene con la frusta per sciogliere bene tutti i grumi. Diana, che cosa stiamo preparando oggi? Oggi preparo una ricetta perfetta per le feste, ma anche per quelli golosi come te. Come me? Prendo anche due uova e le rompo dentro. Aggiungo un pizzico di sale e il nostro impasto è pronto. Vediamo un po'. Deve essere bello liquido, eh? Esatto. Cosa stiamo combinando, Diana? Vuoi sapere troppo? Una sorpresa. E ora ci spostiamo ai fornelli. Ora prendo una padella bella capiente, la faccio scaldare. Diana, però ti sento un po' raffreddata oggi. È vero, in questi giorni sono stata un po' male, ma oggi sto bene, quindi non potevo non fare questa ricetta per voi. Prendo anche dell'olio e spennello la padella. Quando la padella è ben calda, mettiamo al centro un mestolo di impasto. Giriamo bene bene la padella per far distribuire uniformemente il tutto. E continuiamo a cuocere per un paio di minuti. Come vedete, si sta staccando dalla padella, quindi questo è un ottimo segno, vuol dire che possiamo girarla dall'altro lato. Diana, c'è un profumo incredibile di cacao, mamma mia, che buono! E questo è solo l'inizio di questa ricetta, eh. Quindi la prima crestella è pronta, la mettiamo sul piatto e cuociamo anche le altre. Le crepes sono pronte, ora le mettiamo da parte e ora prepariamo la farcitura. Qui ho messo a colare tutta la notte 750 g di yogurt di soia. Come vedete, l'ho versato in questo sacchetto a maglie fini e poi l'ho messo nel colino appoggiato sopra un contenitore. In questo modo il siero dello yogurt è finito qui dentro e invece qui abbiamo la parte più densa dello yogurt, simile a un formaggio vegetale. Questo è ottimo sia per ricette dolci che salate, è veramente una rivoluzione. Quindi ora verso il nostro simil formaggio vegetale in una ciotola. Guardate che bella consistenza, sembra proprio formaggio vegetale, Diana. Esatto. Ora aggiungo un cucchiaino di caffè solubile, non utilizzo quello normale, espresso, perché in questo caso, come liquido, rovinerebbe tutta la nostra crema e non è ciò che vogliamo. Poi aggiungo anche 2 cucchiai di zucchero. Potete anche usare l'eritritolo se volete. Se volete un sapore più intenso di caffè, potete aggiungerne di più. E ora prendiamo un foglio d'alluminio lungo come questo e cominciamo a farcire ogni crestella. Quindi prima l'appoggio qui sul foglio, prendo un cucchiaio e la farcisco. Diana, senti, ma in alternativa all'alluminio si può usare per esempio la pellicola? Allora, la pellicola secondo me no, ve la sconsiglio perché è troppo delicata, fate fatica ad arrotolare bene il tutto. Quindi vi consiglio il foglio d'alluminio, tanto non cuociamo il rotolo, lo metteremo soltanto in frigo, poi lo srotoliamo e non serve più l'alluminio. Quindi io utilizzo questo per comodità. E ora andiamo con la seconda crespella. L'appoggiamo sopra e lasciamo poco spazio libero. Vedete? Questo bordo qui dobbiamo lasciarlo libero. Farcisco anche questa e procediamo nello stesso modo con tutte le altre crepe. Quindi appoggio sopra, lasciando sempre un po' di spazio e farcisco. Ok, ci siamo, questa prima fase è andata. Adesso pieghiamo questo lato verso l'interno, aiutandoci con il foglio d'alluminio. Facciamo una piccola pressione, giriamo e facciamo la stessa cosa anche su questo lato. Ora, prima di arrotolarlo tutto, io aggiungo delle gocce di cioccolato anche. E ora arrotoliamo. Ora lo avvolgo nel foglio di alluminio, compattiamo bene, sigilliamo bene e lo facciamo riposare in frigo per circa un'ora. Ora prendo 150 g di cioccolato fondente e lo taglio grossolanamente. E ora mi sposto ai fornelli. Dobbiamo far sciogliere il cioccolato a bagnomaria.
Aggiungo anche 90 grammi di acqua. Qui è tutto pronto, quindi spengo e ci spostiamo di là. Ora nel cioccolato sciolto aggiungo anche 50 grammi di granella di arachidi. Ovviamente voi se volete potete mettere anche la granella di nocciole, non so. Assolutamente sì. Pistacchi. Ora riprendiamo dal frigo il nostro rotolo, togliamo l'alluminio e lo appoggiamo su una gratella. La gratella la mettiamo su un piatto perché adesso andiamo a versarlo tutto sul nostro rotolo. Wow, vabbè, ma che golosità, Diana. E ora cambiamo piatto e facciamo riposare il nostro rotolo in frigo per 30 minuti. Il nostro rotolo è pronto, mamma mia ragazzi, che meraviglia. Prima di farvelo vedere, lasciate un mi piace a questo video, condividetelo anche, mi raccomando, perché tutti devono fare questa ricetta. E non solo, il vostro supporto per noi è preziosissimo, quindi grazie. 3, 2, 1, ma guardatelo qua, che meraviglia, Diana, che bello! Wow! Farò vedere da qua? Wow! Bellissimo! Non vedo l'ora di assaggiare. Diana, assaggiamo un pezzo? Direi proprio di sì. Facci sapere, come sempre, mi raccomando. Dimmi qualcosa, Diana. Cosa devo dirvi? Più che dirvi, fatelo, perché è l'unico modo in cui potrete vivere questa esperienza sensoriale.